Buonasera a tutti, è un piacere vedervi qua così numerosi e penso che sia dovuto all'interessantissima conferenza che stiamo per andare ad ascoltare. Io sono molto contenta di dare il benvenuto a Paolo Giulierini, che presenterà qua con noi il suo libro L'Italia prima di Roma. E un ringraziamento speciale va a Marco Minoia che è stato così gentile da venire a parlare con noi. Ovviamente ringrazio che fa da padrone di casa il nostro Giulio Paolucci e lascio a loro e a voi il piacere di ascoltarli. Grazie. Buonasera a tutti, posso parlare anche di voi. E a me fa piacere di vedervi qui, sono molto molto contento che Paolo Giulierini sia qui con me. Io mi sento così potere, ma anche con grande piacere di dirvi, lo conoscete tutti, saprete chi è, oltre a essere un mio caro amico, che è la cosa più importante, è... Questo libro nasce da questa esperienza meravigliosa di cui il Museo di Napoli ha usufruito a piene mani per 8 anni, è stato direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli che possiede, Paolo correggimi poi se sbaglio, la più grossa raccolta archeologica a livello mondiale, cioè, quindi pensate, dico, l'impegno, no? Dico che ha messo e i frutti, se voi l'avete visitato prima e lo visiterete ora, vedrete che c'è un salto di qualità proprio per il pubblico. Il museo non è di chi lo dirige, di chi lo amministra, è un qualcosa della collettività, ecco. Fino in fondo c'è stato questo spirito. La riapertura di tutte queste sezioni, anche perché è un museo per certi aspetti di se stesso, con dei pezzi eccezionali, ma non è che io devo fare... Ecco, il merito maggiore di Paolo è questo. In questo, diciamo, lavoro è riuscito a ritagliarsi, e questo è un merito in più, perché... Purtroppo l'archeologia, per chi la pratica, sembra tanto bella, no? E è bella, per l'amor di Dio, però c'è anche tanta burocrazia insieme e sono finiti i tempi, voglio dire, dell'archeologia eroica, no? Di questi personaggi che tutti conosciamo. L'archeologia è anche questo. Quindi il fatto di ritagliarsi un po' di tempo, di ritagliarsi appunto anche un'idea e maturare un'idea, credo che sia un fatto particolarmente importante e interessante. Questa idea è nata e si è sviluppata proprio in questo volume, che poi io credo che è bene vi racconti lui e poi ognuno quando lo leggerà, senza spoilerare nulla, trovi certe sensazioni, no? Perché il libro questo è rispetto ad altre fonti di apprendimento. Il titolo fa tremare i polsi, perché pensare l'Italia prima di Roma, diciamo, è un titolo che potremmo definire accademico, no? Ci sono illustri precedenti, però sono i precedenti che si rifanno alla storia dell'arte, a tanti aspetti archeologici e storico-artistici sulla lunga durata. Qui vedrete e lo sentirete dai miei amici qui, è qualcosa di diverso, cioè il lettore è preso per mano e viene accompagnato nella ricerca di luoghi, di situazioni e soprattutto di emozioni. Questo credo sia l'essere più bello. L'apparato iconografico è di prima grandezza, anche se non eccessivo, però è questo, quindi anche chi si occupa di questi argomenti trova degli spunti in più, soprattutto si rende conto che l'Italia antica
è qualcosa di molto più complesso, cioè noi siamo così, anche qui settoriali, gli italici, che è una massa informe, no? Per certi aspetti, gli etruschi, che siccome mettiamo più materiali dentro le tombe, sono più conosciuti, sono più anche perché hanno cominciato a saccheggiarle queste tombe in tempi, già probabilmente nell'antichità, proprio per quello che mettevano. Però qui uno affronta figure diverse, situazioni diverse, località diverse. E si vede anche quanto questa nostra Italia, con le sue caratteristiche geomorfologiche, orografiche, hanno inciso, no? Su questo. Cioè, per esempio, la prima cosa di questo tipo, quando sono andato per una vicenda personale che non interessa a nessuno, sono andato a cercare i Piceni, no? I Piceni, ecco, quanti conoscono quello che è realmente il Piceno, quello che ha rappresentato. Io ho avuto la fortuna di avere questa grande amicizia col soprintendente di allora, che era Giuliano De Marinis. Ecco, i Piceni, possiamo dirle, a Gramo ce l'ha inventati lui, no? Trovato queste cose, cioè, se uno pensa alla ricchezza degli scavi di Matelica, a queste cose, pensate, se voi guardate nel sito il museo, e si ritorna all'inizio, del museo di Matelica, c'è scritto: è chiuso per sempre. Quindi questi materiali non li vedrà più nessuno finché non saranno trasferiti altrove. Quindi i Piceni sono questi, ma per dire gli Iapigi, cioè anche cose che non sono, diciamo, così nella cultura normale, perché a scuola non vengono insegnati, è questo grande calderone, questa fucina italica, che in realtà poi condiziona Roma alla grande. Non sono solo i latini, ma sono anche tutte queste altre cose. Ecco, credo, e glielo, lo sai, cioè ci sono troppo affezionato, gli voglio troppo bene, non glielo dico e non lo dico a voi. Ecco, è un libro che si legge gradevolmente perché ha questo linguaggio scorrevole, che non è poco in questo momento, perché si nota che nessuno scrive più a mano, no? Sembra strano. La difficoltà di scrivere in corsivo a mano qualcosa vuole dire. Ora, io non è che voglio tornare alla penna d'oca, per l'amor di Dio, però certo è che il contatto è sempre una macchina che media queste cose. Ecco, questo volume, credo che faccia proprio parte. Ne ha scritto un altro, perché non in precedenza, ma semmai ve lo racconterà, anche perché ha avuto, voglio dire, anche un battesimo di fuoco rispetto a me, quello di Alberto Angela. Quindi evidentemente c'è stoffa. Poi siamo toscani tutti e due, quindi anche vicini territorialmente. Ecco, quindi c'è anche questa facezia. Mi dovete anche scusare di questa facezia proprio nostra, no? Forse non è un caso che Dante, Boccaccio siano nati lì. Ecco, questo è bene forse ribadirlo. Pensate quello che sarà il prossimo anno con il cinquecentenario vasariano, cioè veramente. E anche qui, però, non è solo la terra che noi frequentiamo di solito. Ecco, qui si spazia per tutta Italia, la Magna Grecia, eccetera. Quindi l'invito è stato per noi un piacere, quando Paolo ha accettato averlo qui. E io passo volentieri la parola all'altro amico, che è Marco Minoia, che si è assunto questo piacevole serata, perché queste cose talvolta non sono piacevole, perché uno gli arriva un libro di 2000 pagine, non ci capisce niente, cioè diventa un lavoro. Questa è stata una cosa proprio di estremo piacere, e vi ringrazio perché queste nostre iniziative della Fondazione, ecco, sono rivolte a far conoscere questo museo, un museo giovanissimo, perché ha poco più che un anno di vita, e che più è frequentato e più diventa un patrimonio comune, anche perché tengo a ribadire che qui c'è proprio tutto uno sforzo. Ecco, questo non incide sul PIL di nessuno, perché è totalmente privato. Quindi voglio dire, ma questo non è che è una punta d'orgoglio da un certo punto di vista, però è bene che si sappia. E quindi avere autori e personaggi importanti di quest'Italia, che fanno poi la storia dell'archeologia, la storia della museologia, la storia della museografia in istituti giganteschi, quale è appunto stato quello di Napoli e quelli che Paolo andrà a dirigere prossimamente, ma questo è un grande augurio. Per cui io lascio la parola a Marco, che
dirà altre cose nella massima libertà. E poi, se vi fa piacere, Paolo Gerini è proprio disposto a rispondere anche alle vostre domande sul libro e non solo. Grazie tante. Buonasera a tutti. Allora, confermo che è un grande piacere essere qui, anche se con questi due toscanacci. Io sono l'unico, come dire, compresa l'acqua, che è pure toscana, pure l'acqua. Quindi a me mi hanno proprio messo in mezzo, con tanto di giglio fiorentino, a me mi hanno messo in mezzo, evidentemente, e non so cosa mi vorranno combinare questi due, perché poi si sa che i toscani sono, come dire, spiriti, come dire, da cui bisogna fare attenzione. E, è un piacere ovviamente essere qui e con l'amico Paolo raccontare un po' del libro di cui, come dire, lui ha dato alle stampe appunto questa bellissima edizione. Io devo dire, l'ho letto, come diceva Giulio, con un grande piacere e con una, come posso dire, confermo che si fa davvero una grande cavalcata attraverso un territorio che è un territorio estremamente affascinante, perché quello che fa Paolo è provare a stimolarci a pensare a quest'Italia come una realtà davvero ancora molto molto diversa da quella che conosciamo noi, ma diversa anche da quella che noi conosciamo per quelle che sono le nostre memorie storiche di studenti, di scuola, di scuole superiori e quant'altro, no? Quell'Italia che noi conosciamo soprattutto attraverso il racconto delle grandi civiltà dell'epoca. Poi Paolo qui in questo momento parla di Italia prima di Roma, che è un titolo che chiarisce che tutto ciò di cui lui si occupa ha a che fare con ciò che ha occupato questi territori prima della grande espansione della civilizzazione romana, ma anche durante, perché poi in realtà molte cose che sono raccontate nel libro e molte delle civiltà di cui Paolo parla entrano in un contatto lungo, duraturo e anche estremamente, come dire, mutevole negli esiti con la civiltà romana. Ma dicevo, ci prova a sollecitare a pensare a un'Italia che è un'Italia ancora estremamente diversa, estremamente, come dire, non caratterizzata da queste grandi famiglie culturali a cui noi siamo abituati a pensare, no? Quindi il mondo romano e latino, il mondo etrusco, la grande epopea delle colonizzazioni, pensiamo a quella greca, pensiamo a quella fenicio-punica, cioè i grandi popoli che poi abbiamo studiato e poi le grandi civiltà che in qualche modo entrano in contatto, pensiamo appunto al mondo punico cartaginese, alle guerre puniche, cavalcate e conquiste annibaliche, tutto quello che più o meno noi conosciamo, no, dell'Italia attraverso quella che è la sua fase protostorica e storica fondamentalmente del primo millennio a.C., che è un'Italia a cui noi siamo abbastanza abituati appunto a pensare come un'Italia caratterizzata alle presenze, come dicevo, di queste grandi civiltà. In realtà quello che ci mette davanti Paolo in questo orizzonte che grosso modo, diciamo, ha una sua lunga durata, ma che vede gli esiti più significativi un po' tra la fine dell'età del bronzo e l'età del ferro, cioè quel passaggio che collochiamo cronologicamente tra gli ultimi secoli del secondo millennio avanti Cristo e i primi secoli del primo millennio avanti Cristo, diciamo tra il 1000, il 1200 e l'Ottocento, Settecento, l'Ottocento, cioè il momento in cui poi inizia il fiorire della civiltà romana e poi la sua grande espansione. Beh, e questo orizzonte è un orizzonte estremamente articolato, estremamente sfaccettato, molto ricco di realtà culturali che noi conosciamo molto poco, che probabilmente soltanto in alcuni casi abbiamo sentito nominare o alle quali ci riferiamo per afferenze anche etimologiche rispetto ai nomi, appunto, prima Giulio parlava appunto dei Piceni, una di queste civiltà, ma la carrellata che fa Paolo attraversa un po' tutte le regioni d'Italia e alcune di queste realtà sono probabilmente molto molto poco familiari a quasi tutti noi. Pensiamo a un popolo come quello dei Reti che in realtà ha un'importanza straordinaria nello sviluppo dell'Italia protostorica settentrionale, ma che è
fondamentalmente una realtà a cui ben pochi pensano quando si pensa alla parcellizzazione culturale della penisola italiana. E secondo me Paolo fa due cose molto, molto preziose. Innanzitutto ha un'attenzione geografica ad accompagnarci in modo, come dire, facilmente leggibile e comprensibile in un viaggio che veramente percorre tutta l'Italia dal nord al sud. Quindi ci prende per mano dalle Alpi e attraverso le diverse civiltà, e quindi ci racconta appunto del mondo celtico, del mondo retico, del mondo venetico, poi scendiamo, no? Ci accompagna attraverso le regioni d'Italia, giù attraverso appunto le altre civiltà, per cui arriviamo a incontrare il mondo etrusco, i piceni e le altre civiltà che si susseguono in un trascorso che percorre tutta l'Italia, isole comprese, proprio da nord a sud. E di tutti ci racconta un po' una fotografia di ciò che le caratterizza in quel momento in cui vengono ad occupare, e poi spiegherò perché dico vengono ad occupare, porzioni del territorio nazionale, e piano piano entrano in relazione tra di loro ed entrano poi in relazione con le grandi civiltà storiche che occupano la penisola italiana, quindi fondamentalmente appunto il mondo etrusco, il mondo latino-romano e le altre grandi presenze, le altre grandi civiltà che sono più, come dire, di afferenza coloniale, pensiamo al mondo punico e al mondo greco e magno-greco. Ecco, l'accompagnamento che ci fa Paolo è doppiamente, come dire, d'aiuto, perché Paolo ci dà anche alcune chiavi di lettura estremamente preziose per aiutarci a riconoscere all'interno di ciò che noi conosciamo ed è appunto, come dire, qualcosa che a volte nemmeno colleghiamo con queste realtà, appunto i riferimenti, i lasciti, le eredità culturali che di queste civiltà ci parla. E uno degli elementi che più utilizza Paolo per aiutarci a entrare in relazione con queste civiltà ha a che fare con i temi linguistici e onomastici. E questa cosa, diciamo, è estremamente interessante, nel senso che le lingue sono, come tutti sappiamo, un elemento di fortissima caratterizzazione e connotazione culturale. Ancora oggi noi, diciamo, ci riconosciamo essenzialmente come parlanti una lingua e ci riconosciamo ad altri rispetto ad altre nazioni per una differenza linguistica immediatamente percepibile. E guardate, è una cosa anche molto, come dire, particolare se ci pensate, in un mondo che è così come fortemente interconnesso, con delle relazioni osmotiche così, così ricche, così variegate. Se voi pensate a cosa succeda e quanto sia strano che al di là di Ventimiglia si parla una lingua e se ne parla un'altra, o al di qua o al di là di Gorizia, o anzi dentro la stessa Gorizia, se stai di qua si parla una lingua, ma se stai a Nova Gorizia se ne parla un'altra. E questa cosa è fortissima. Quindi diciamo, la capacità di connotazione culturale che ha la lingua e quindi, come dire, il parlato e tutta l'onomastica che ne deriva, è veramente un tratto fortemente caratterizzante. E Paolo ha fatto un lavoro molto, come dire, ricco e molto ben anche raccontato di ricerca di questi elementi linguistici che quasi come dei, come dire, dei residui, dei residuati di un naufragio, avendo noi perso molta parte invece degli elementi culturali di queste civiltà, ci rimangono per poter in qualche modo leggere le tradizioni e i lasciti di queste antiche civiltà che hanno occupato il territorio italico. E per cui, secondo me, poi sarà interessante farci raccontare un poco da Paolo come è andato a cercarli questi relitti linguistici e queste tradizioni. Molte sono, per esempio, nella toponomastica, che è un altro elemento fortemente caratterizzante delle diverse culture. Noi
diamo un nome ai luoghi, un nome proprio ai luoghi, ed è un elemento che, come dire, ci caratterizza in modo fortemente indicativo, ma è anche, come dire, un tratto di qualificazione culturale molto, molto forte e molto identitario. E questo è un elemento che, secondo me, sarà interessante poi farci raccontare da Paolo la sua esperienza con questi, alla ricerca di questi relitti linguistici. E poi un altro aspetto che invece voglio mettere in evidenza di questo libro è che ci aiuta a cogliere una articolazione, una complessità culturale, che appunto la grande semplificazione che normalmente noi conosciamo attraverso i nostri studi scolastici spesso non ci consente di cogliere. Come vi dicevo all'inizio, una grande articolazione fatta di tante civiltà, tanti popoli, diverse localizzazioni, diverse relazioni tra i popoli che si incontrano nel corso di questo sostanziale millennio, prima che poi tutto diventi in qualche modo romano, anche se anche su questo ci sarebbe molto da dire, di quanto poi nell'Italia ormai completamente romanizzata al tempo, insomma, delle province augustee, in realtà rimane e permane di relitti culturali, relitti di tradizioni culturali di grandissima importanza e levatura. Ed è un altro dei tratti del libro di Paolo, quello di aiutarci a cogliere nelle tradizioni e in alcuni riti e in alcuni aspetti culturali ancora presenti sul territorio altri pezzi di questi relitti culturali che ci accompagnano. Ma l'altro aspetto interessante è l'enorme varietà e l'enorme articolazione che questi popoli italici, che quindi noi siamo portati a pensare un po' graniticamente come un soggetto collocato in questo territorio, in realtà l'enorme differenza e varietà che denuncia quanto a provenienze, derivazioni culturali, fenomeni migratori, per cui farò solo qualche esempio, ma per esempio anche in territori che noi oggi leggiamo come graniticamente riconoscibili, pensiamo all'esperienza del Veneto e alla cultura paleoveneta e al popolo dei paleoveneti. Oggi noi siamo anche un po', adesso lo dico un po' scherzosamente, ma siamo, come dire, un po' graniticamente abituati a leggere questo popolo, questa porzione di territorio come una porzione fortemente nordica, fortemente geograficamente riconoscibile, molto, come dire, identitaria nella sua collocazione in un territorio che per i veneti di oggi diventa quasi una sorta di bandiera culturale, politica. Pensiamo alla Lega, addirittura a quella che era la Liga Veneta, poi diventata la Lega, ma insomma, quanto di, come dire, di fortemente radicale identitario c'è in quel concetto. E Paolo ci mette sotto gli occhi che la provenienza della cultura paleoveneta è una provenienza estremamente orientale, verosimilmente di derivazione anatolica, quindi parliamo, come dire, di un mondo che prende le sue mosse da un Medio Oriente che oggi non riconosceremmo, come dire, come ancestrale rispetto a quella civiltà, e ci fa capire quanto ciascuno di noi in realtà è davvero una, come posso dire, un'identità estremamente articolata, complessa e variegata. Faccio un altro esempio che conosco bene per avere lavorato tanti anni in quella regione. Io ho lavorato tanti anni come archeologo in Sardegna, e se c'è un'altra terra dalla posizione identitaria fortemente acclarata, questa è la Sardegna. Io in Sardegna, quando sono andato a fare il soprintendente, che era un emissario del Ministero dello Stato italiano, trovavo sulle strade le scritte Afora d'Italia, cioè, come dire, insomma, in Sardegna ancora oggi c'è una fortissima vocazione identitaria a riconoscere, come posso dire, una sorta di
aurale identità sarda che in qualche modo è tutt'uno col mondo nuragico, con quello che in qualche modo loro riconoscono come civiltà paleosarda. E col libro di Paolo scopriamo che certo il mondo paleosardo, il mondo nuragico, è una realtà fortissima della realtà del terreno, del territorio sardo, ma è importante la presenza, per esempio, fenicia prima e punica dopo, e quindi tutti questi imprestiti orientali, queste presenze così, come dire, variegate su un territorio che invece si riconosce così saldo. A tal punto che una delle manifestazioni culturali più spettacolari del mondo sardo che oggi noi conosciamo, che sono le famose statue di Monteprama, di cui Paolo parla perché dedica un piccolo paragrafo a questo monumento straordinario, che è un gruppo scultoreo di queste meravigliose sculture a figura umana che precedono di diversi secoli la plastica greca, per non parlare di quella ellenistica romana, e che sono un fenomeno sicuramente di grande rilevanza nella produzione artistica del mondo nuragico, ma che noi non potremmo spiegare se non inferissimo che nei secoli, appunto, tra la fine del secondo millennio e i primissimi secoli del primo millennio, il mondo nuragico entra in contatto con questo mondo orientale, propriamente fenicio, quando poi arriverà in Sardegna, ma prima anche cipriota, insomma, entra in contatto con un oriente mediterraneo dove la grande scultura in pietra è già una realtà affermata. E quindi anche il grande monumento della civiltà nuragica in realtà è un grande monumento meticcio, è un oggetto che in sé ha per forza di cose la necessità di riconoscere la pluralità di queste culture, di queste identità. E allora chiudo con una piccola altra pezzettino di racconto sardo. Una cosa di cui sono fierissimi i sardi, e torno al ragionamento iniziale, è proprio la lingua. Lingua che appunto per loro è oggetto di identità enorme e che però è la lingua più vicina tra quelle residuate oggi parlate al latino. È una lingua latinissima, dove ancora la tavola si chiama mesa come si chiama mensa in latino, dove domani si dice crasi come cras in latino, e dove la grande figura culturale per eccellenza di tutta la Sardegna, che è stato, e torno a parlare di un grande archeologo, Giovanni Lilliu, viene chiamato Babbo Mannu, dove Mannu è il Magnus latino, proprio declinato ancora nello stesso identico modo. Quindi la cosa bellissima di questo libro è l'essere aiutati a capire questa enorme complessità e a avere gli strumenti per trovare questi, direi quasi queste pietre di Pollicino che ci aiutano a seguire questi relitti culturali così variegati, così a volte residuali e un po' nascosti, ma così importanti per capire la complessità di una realtà italiana che non sarebbe così meravigliosa se non fosse così complessa. Quindi grazie Paolo di questo bellissimo libro e una buonissima lettura a tutti. E poi ti chiederei di raccontarci un po' di questi residui, di questi relitti, di queste cose. Grazie davvero. Grazie Marco. E grazie Giulio, e grazie alla Fondazione Rovate, e grazie a tutti voi per essere qui. Io non vorrei aggiungere molto dopo che hanno parlato gli amici, però è proprio il piacere di fare veramente 10 minuti di colloquio, spero che poi sia un contraddittorio più che un soliloquio, che mi porta a fare qualche riflessione, insomma, diciamo così. Il tema era un tema studiato ampiamente, voglio ricordare Moscati e tanti altri. Il punto non era, diciamo così, rifare una storia aggiornata dell'Italia prima di Roma.
Il punto era soprattutto, diciamo così, guardare il problema da un altro punto di vista, se possibile, anche con un occhio, se vogliamo, antropologico, ma anche dopo aver lavorato proprio all'interno di un istituto che conserva testimonianze di tutti i popoli dell'Italia antica, soprattutto il centro-sud, ma che li conserva e li propone in un certo modo. E cioè, voglio dire che, come tutti noi sappiamo, i musei sono spesso un luogo dove viene in qualche modo presentata all'ennesima potenza la prosopopea del vincitore, prima di tutto, cioè dei popoli che hanno vinto e che rappresentano se stessi e gli altri in una certa maniera. Ora, quando io mi sono addentrato per la prima volta dentro il Museo di Napoli, ho visto naturalmente popolazioni vinte in ginocchio, che fossero italici o che fossero barbari o che fossero orientali, non importava, il cliché era quello, c'era solo un vincitore. E c'era poi, come dire, da considerare anche il contesto culturale all'interno del quale poi si sono realizzate queste esposizioni. Un conto è il Settecento, come ha visto i popoli italici, un conto è l'Ottocento, un conto è oggi. Per esempio, quando si studiava i greci fino a poco tempo fa, era evidente che erano visti come portatori di una civiltà superiore e sostanzialmente le popolazioni dell'Italia erano quelle un po' con l'anello a naso, diciamo così. E la Grecia porta la scrittura, l'architettura, la filosofia, ma poco si prestava attenzione al contributo invece di chi abitava in queste terre. Così come si sottaceva spesso il fatto che questo incontro talora è stato uno scontro, anche forte, cioè sono state soppresse popolazioni con l'arrivo dei greci. Oppure, per esempio, questo arrivo era presentato come una sorta di epopea, quasi di estensione, diciamo così, di una presenza dei greci oltre la madre patria per fondare questa grande megas Hellas, ma non come invece, ad esempio, un abbandono delle proprie terre perché non c'erano, per esempio, abbastanza risorse per rifocillare tutti. Insomma, i musei sono i luoghi dei punti di vista. Oggi noi abbiamo il dovere, credo, di recuperare più punti di vista di queste vicende. E per esempio il punto di vista di tutte queste popolazioni che sono state in qualche modo a poco, diciamo così, messe sotto il giogo da Roma, non c'è quasi mai. Non c'è quasi mai perché non abbiamo in particolare quasi mai la letteratura, la storia di questi popoli. Anche, voglio dire, se ci fermiamo agli Etruschi, che sono quelli più rappresentativi dopo i Greci, insomma, dell'Italia antica, non abbiamo una letteratura, sappiamo che esisteva, ma non c'è stato tramandato nulla o pochissimo, pochi frammenti. Allora, il tribunale della storia deve in qualche modo cercare di rappresentare tutti, questo è un po' il punto. E rappresentare tutti è molto complicato, perché se ci sono luoghi che politicamente proprio vengono utilizzati come strumento proposizione del proprio punto di vista e di anche, come dire, variazione dei veri dati della storia, spesso sono i musei. I musei sono sempre stati, e le civiltà, pensate l'identificazione con Roma nell'Ottocento, quando Napoleone a fine Settecento si incorona imperatore, voglio dire, è in mezzo alle aquile romane. Poco dopo, diciamo, saranno gli inglesi, l'impero britannico, a identificarsi con Roma. Chi è adesso nel mondo che si identifica con Roma? La Cina. La Cina è il nuovo, diciamo così, impero romano, e la Cina, noi abbiamo lavorato tantissimo con città cinesi così, vuole solo mostre sull'impero di Roma.
E una sera, così, visto che Giulio faceva riferimento alla facezia toscana, a cena a Pechino a settembre, nel corso di un congresso, io chiesi agli amici cinesi: ma perché non facciamo una bella mostra sui popoli che precedettero l'impero cinese, cioè quello della Grande Muraglia, quello del primo imperatore, insomma, dell'esercito terracotta? No, questo è un argomento tabù. In questo momento non si può parlare di quelli di prima. Ora, come vedete, noi abbiamo un vantaggio, che tutto questo da noi è già successo. Allora, non facciamo sì che la nostra, in qualche modo, capacità di riflessione si fermi, si ancori, diciamo così, alle visioni del passato. Quando, come dire, l'esplosione di Roma a un certo punto veniva percepita nei libri di storia quasi come una sorta di fatto necessario perché, come dire, l'Italia arrivasse ad un punto, diciamo, culturale di primo livello. È un caso, voglio dire, che a un certo punto i latini abbiano preso, perché la storia va in tanti modi, non si fa ovviamente con i se, siamo tutti d'accordo. Però in effetti, diciamo così, se noi pensiamo per esempio all'idea, appunto, parlando, ritornando a quello che diceva Di Marco, dell'identità, no? Nel senso che noi di chi ci sentiamo figli, diciamo così, perché poi il punto è quello, no? Perché i musei ci raccontano la storia di questi popoli. Poi però, come dire, l'occasione adesso ce l'abbiamo noi di fare la riflessione. Fra 30 anni ce l'avrà, speriamo 50, una nuova generazione. Ora noi, avendo a disposizione tutti questi dati, di chi ci sentiamo figli e a chi ci sentiamo più vicini? È complesso questo. Di sicuro, diciamo così, non siamo più nell'epoca in cui ci sentivamo figli di Roma, diciamo così. Ora forse ci sentiamo, anche andando proprio così, per i paesi più piccoli della Campania, dell'Italia, della Toscana, a volte c'è più identificazione con i popoli preromani. Se venite in Toscana, come dire, no? Ogni metro quadro c'è un campanile, eccetera. Però di sicuro, diciamo, c'è più identificazione con gli Etruschi, diciamo. Diceva Jacques Urgon che la Toscana aveva avuto due grandi periodi, diciamo, gli Etruschi e il Rinascimento, no? Ecco, se andate, voglio dire, in altri luoghi d'Italia, adesso cominciano a ricomparire questi attaccamenti alle identità precedenti, ai Liguri, per esempio, che di cui prima non si parlava e che furono il cruccio di Roma, che addirittura celebrò 13 trofei, 13, diciamo, trionfi sui Liguri. Ma perché? Semplicemente perché non riusciva a vincere, quindi ogni anno doveva dire che aveva vinto, perché questi si arroccavano, diciamo così, sulle montagne e facevano guerre non convenzionali e quindi mettevano in difficoltà Roma. Ecco, noi di chi ci sentiamo figli? È difficile dirlo, ma di sicuro non siamo più nell'epoca in cui ci sentiamo solo figli di Roma, perché prima di Roma ci sono forti identità che permangono naturalmente nei nomi dei luoghi. Oggi i giovani non conoscono più la geografia, per esempio. E non è che voglio fare, per l'amor di Dio, no? Perché poi a una certa età uno comincia a dire i giovani. No, lo dico io stesso, magari non la pur, ma non si conosce più la geografia. Negli anni 90, faccio un excursus un po' più ameno, 90° minuto, facciamo proprio un, come dire, un... I giornalisti che stavano insieme, diciamo così, a Valenti, insomma, diciamo, erano tutte persone di una grande cultura. Quindi quando scendeva il campo il Bologna, si diceva: scende in campo la squadra felsinea. Mo andate a chiedere, diciamo così, a dei ragazzi, se stasera scende in campo, dice: ma chi viene? È di Manchester, è inglese, e così via, no? Diciamo così. La Dea, l'Atalanta, diciamo così, e così via. Insomma, ora, non per svilire l'argomento, ma effettivamente, diciamo così, i nomi e i luoghi sono altri elementi per ricondurre le persone ad una propria identità, che è stratificata, perché questo è il punto.
L'identità è stratificata ed è fluida, e cioè da una parte, diciamo così, noi siamo diventati, diciamo, ci chiamiamo italiani, pensate a questo paradosso, perché altri popoli, cioè i greci, partendo dal nome di una tribù, questi Viteloi o Vitaloi della Calabria, che loro conobbero quando arrivarono nel sud Italia, adoravano come animale totemico forse un vitello, e da questo Vitaloi siamo arrivati ad Italoi. Quindi noi siamo italiani perché ce lo ha detto qualcun altro. Ma questa è una cosa che fa cadere un po' tutto, no? Nel senso, a livello di identità, perché la prima cosa che è il fondamento dell'identità è che io mi metto il nome e lo metto alla mia discendenza. Quando i greci arrivarono, diciamo, sotto Psammetico, il faraone, uno degli ultimi faraoni del VII secolo avanti Cristo, nelle coste africane in Egitto, guardando quelle strane cose a forma di piramide, dissero: "Toh, questi sono dei piramidia". Ora, piramidia in greco significa tortino di frutta, budino, cereali. Ora, vi immaginate tutta la prosopopea di Cheope, Chefren, Micerino, che in un attimo crolla, perché quel commerciante che portava lì qualcosa da vendere dice: "Toh, questo, dice, assomiglia a quello che, insomma, mia moglie fa in casa". Allora forse, diciamo così, e noi quando parliamo d'Egitto usiamo termini non egiziani, usiamo termini greci, diciamo il delta del Nilo, diciamo gli obelischi, che sono gli spiedi per la carne, e così via. Allora, ecco, forse, diciamo, quando parliamo di identità dobbiamo da una parte recuperare tutti questi elementi che ci parlano della ricchezza stratificata, dall'altra, come dire, trincerarsi meno nell'identità, perché più ci trinceriamo dentro l'identità e più entriamo in un mondo che è così, come dire, insomma, caleidoscopico e così mutevole da far accapponare la pelle. Allora sì che proprio, come dire, si perde l'identità, ma forse arriviamo a un livello di consapevolezza più grande, che questa cambia nel tempo. Quindi, come dire, quelli che sono prima italici poi diventano in qualche modo omologati nel mondo romano, poi si incontrano con, voglio dire, insomma, la componente germanica al momento delle invasioni romane e diventano qualcos'altro, e così via, e così via, e così via. Chiudo con, venendo dall'esperienza napoletana, insomma, poi così si rifà una chiacchierata con gli amici, due elementi identitari di Napoli: il caffè e la pizza. Va bene? Allora, il caffè, per l'appunto, non viene dalla Campania, va bene? Dobbiamo andare in Arabia, in Africa, eccetera, eccetera. La pizza, per l'appunto, si basa su un ingrediente fondamentale, il pomodoro, che viene dal Perù. Allora, dove sta l'identità di questi due piatti, o anche la lite furiosa che si è consumata per esempio fra Napoli e Trieste per il riconoscimento UNESCO del caffè, poi alla fine hanno deciso che entravano tutti e due nella candidatura. Sta nel fatto che, voglio dire, insomma, è il modo di comporre certe cose che crea l'identità. Oggi noi qui siamo, diciamo così, come diceva Marco, parliamo tutti la stessa lingua e siamo vestiti più o meno allo stesso modo, no? Allora, archeologicamente, se noi oggi potessimo fare delle vetrine dei nostri vestiti, avremmo, come dire, un etnos apparentemente, diciamo così, unico. E qui sta la difficoltà dell'archeologia. Invece, ciascuno di noi ha una storia particolare. Io e Giulio veniamo dalla Toscana, Marco viene da un'altra parte d'Italia, e così voi avrete parenti che magari non tutti vengono da Milano o sono di Milano. Come facciamo a ricordare queste cose in archeologia? E qui sta la sfida, perché non abbiamo tanti elementi, non abbiamo a volte la possibilità di ricordare la lingua. Nel mondo italico le lingue erano le più diverse, c'era l'etrusco che non ha delle radici legate alle lingue indoeuropee, lo stesso il ligure, c'erano le lingue indoeuropee come il latino, come per esempio l'osco, una parola osca che indica il lupo, per esempio è irpus, l'Irpinia,
oggi, voglio dire, insomma, e dall'Irpinia si può arrivare, voglio dire, faccio un'ultima citazione colta, all'Avellino di Juary. Vi ricordate negli anni Ottanta? Ecco, l'Avellino ha come stemma il lupo e così via. Io penso che ripartire anche da queste cose semplici possa aiutare a creare una catena di identità, diciamo, complesse, varie, che nel tempo formano oggi la nostra identità, che però fra 20 anni, fra 100 anni, sarà ancora diversa. Allora, il museo fissa un momento particolare, però cambia il punto di vista dell'osservatore, quindi quello che vediamo noi non sarà quello che vedranno fra 30 anni e non è neanche quello che hanno visto 100 anni fa, quando magari si vedeva meglio Roma rispetto, diciamo, agli altri. Paolo Giulierini ha messo, diciamo, su un fuoco che già ardeva tutta una serie di argomentazioni. La cosa che, cioè, questa la potremmo ampliare a dismisura, no? Perché se uno pensa ai nomi propri, oggi noi ci chiamiamo con un nome che si ripete e un cognome. In realtà il cognome come viene fuori? Tornando sempre alla nostra terra, si forma grosso modo nel Settecento. In genere prendono o il patronimico oppure più facilmente il soprannome. Il soprannome diventa quello che oggi è il cognome. Quindi, voglio dire, allora si spiega da noi, che ne so, Volpi, Uva, Faina, eccetera, eccetera. Avviene così. Ecco, quello che è interessante è che questo libro riporta, ricalibra, riconsidera un qualcosa di come eravamo, soprattutto perché ci sono state queste fasi storiche, cioè se uno pensa al Settecento illuministico, che si contrapporrà poi a chi verrà dopo, al Romanticismo, quindi tutta una serie che poi si avverte in tante altre cose, nella letteratura e non solo. Ecco, è questo il grande discrimine. Il museo è proprio dovrebbe essere in teoria la storia identitaria di una località. In realtà poi, oppure invece, i grandi musei non sono più questo, perché raccolgono tanti e tali materiali così diversi che danno uno spaccato dalla più antica frequentazione umana a ieri. Cioè, se voi... Vi è capitato o vi capiterà di vedere una stratigrafia, vedete che uno può andare dal tappo della Coca-Cola fino alla selce protostorica. È questa che la grande sfida. In realtà la cultura che ci viene data qual è? La cultura di Roma, ma per ovvi motivi, no? La cultura greca è raffinata. La cultura di Roma è la cultura delle armi, questo impero gigantesco, che poi crolla anche quello, perché con la spinta dei barbari, dico Totila e affini, voglio dire, non è che hanno scherzato, era ormai una cosa moribonda. Ecco, qui in questo volume del buon amico Giulierini c'è proprio questo, cioè è un dipanarsi anche di cose locali che non sono mai locali. Ha citato giustamente e ha ragione Marco Minoia Monteprama, no? Voglio dire, cioè, che ha contatti con Malta, cioè, pochi sanno che Malta ha restituito dei curi, delle sculture del 2500 avanti Cristo, quando quelli greci, voglio dire, iniziano nel VII secolo avanti Cristo. Quindi c'è questo iato, però la cultura ufficiale, buttiamola così, è la cultura greca. Qui si vedono queste culture, tra virgolette, minori, che risorgono, che hanno poi condizionato ogni scoperta archeologica è un tassello che può permettere di mettere insieme un qualcosa di diverso.
La parola diversa è sempre equivoca per sua natura. Qui è qualcosa che si accresce, ma non solo attraverso lo scavo, attraverso anche la rilettura di questi monumenti. Un avo del mio buon amico è un certo Venuti, no? Che non a caso dalla Toscana prese e fu chiamato a Napoli e cominciò a fare scavi, trovò Ercolano. Cioè, quindi capite che la mobilità oggi è tutto facile, c'è una mobilità facilissima. Allora era tutto più difficile, però quei racconti che oggi noi criticheremo perché hanno perso tanti dati, noi siamo tanto più bravi, abbiamo la possibilità di tutte quelle volte che si chiamano le scienze ausiliarie, eccetera, in realtà hanno messo le basi per capire questo. Ecco, qui si riavverte questa storia che poi è la nostra storia, cioè è proprio il bello, secondo me, di questo libro è anche questo, oltre appunto a poterlo leggere, cioè mi sono divertito moltissimo a leggere le pagine che dedica al Museo Salinas, no? Io ho un rapporto particolare, quindi pensate Milano, la Toscana, Palermo. Ecco, a un certo punto glissa, ma è bellissimo, dice: ma il Museo Salinas a Palermo c'ha anche una collezione egizia e una collezione etrusca. Bene, il Museo Salinas c'ha la più grossa collezione etrusca fuori dall'Etruria, perché servì nel 1863, quindi l'Unità d'Italia, a fare l'Unità d'Italia. Quindi il materiale archeologico è anche questo. Cioè, sembra strano, ma il materiale archeologico è stato sfruttato, è stato utilizzato proprio come oggetto politico. Potevano mandarla a Milano, potevano mandarla a Firenze, potevano mandarla a qualunque. No, fu mandato laggiù. Affittarono una nave con 200 casse che viaggiò 15 giorni, con il rischio anche che andasse tutto a fondo. E ci sono illustri esempi, il Partenone, tanto per dirne una. Il Partenone, non a caso, Palermo conservava l'unico, uno, ce ne sono anche al Vaticano, ma un frammento del Partenone. Ecco, lì c'è stata la forza di questa direttrice che l'ha redato ad Atene. È molto bello, nella mostra di Fidia che c'è a Roma, ai Musei Capitolini, c'è questo piedino che si infila perfettamente nella cosa. Certo, che cosa aggiunge al Partenone? Poco, niente, però è una riacquisizione del mondo greco, con tutta poi la storia che ha bombardato, che non ha bombardato, i veneziani, i turchi, quello. Cioè, quindi è il solito discorso, questi monumenti, essendo l'identità nel senso più ampio possibile, sono agganciati alle persone, quindi sono un'identità politica. Torno a dire, questa collezione di quasi 10.000 oggetti, quindi non era una collezioncina così, formatasi in 30 anni, viene presa, imbarcata, pagata 35.000 lire, cioè pensate, una cifra spropositata per quegli anni, nel 1863. Quindi ecco, si trovano anche proprio queste piccole pillole che però invitano a cercare, cioè è bello di questo libro, è che non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza, solletica tutta una serie di curiosità che in gran parte, è ovvio, esaudisce, però ti invita a fare qualche cosa, ti invita a quello che diceva appunto, dicevano in realtà tutte e due, è proprio questo a crescere, e quindi uno conosce la geografia, conosce la storia, conosce l'orografia. Sembra strano, ma è un viaggio a 360 gradi, perché poi ha avuto anche, secondo me, lui è in gambissima, è un genio da questo punto di vista, di indicare quelle che sono le tappe nei singoli, nelle singole zone dove uno può arricchire. Quindi diventa a un certo punto, con una raccolta di dati, al tempo stesso anche viene preso per mano, dice: bene, vuoi vedere le cose più belle della cultura di Sassofiorano, butto là, vai al museo X, vai al museo Y. C'è quel passaggio su Ancona, quel discorso del tramonto, sembra strano perché sta sull'Adriatico, ma se voi conoscete il Conero, a un certo punto il museo è su in alto, sembra in mezzo al mare, sembra un'isola. Quindi ecco, il bello è proprio questo, perché anche se uno i luoghi li conosce, li apprezza e secondo me li vive in una visione propria,
proprio, e questa è la caratteristica del libro, non dell'immagine. L'immagine è comunque, uno la legge, poi la può interpretare. Il libro dà una sensazione che è propria, perché leggendo si forma un'immagine che è sua soltanto. Lasciamo ora al nostro auditorio a questo punto, direi. Ecco, vedi che c'è un sacco di curiosità. Bene, bene, bene. Arriva, così sentono. Ah, se no sì. No, no, vabbè. Buonasera. Avrei per le due domande che riguardano due aspetti diversi del lavoro dell'archeologo. Una, la sua ricerca. E innanzitutto, ma si sente? Non so. Sì, sì, si sente benissimo. Ok, grazie. Allora, uno riguarda la raccolta dei dati, in particolare quanto spesso si è potuto ricostruire l'appartenenza dei reperti a una determinata cultura in base alla lingua, quindi a quella sua ricerca linguistica o onomastica, e non piuttosto alla tipologia, perché mi immagino che ci siano per esempio dei reperti etruschi che invece hanno delle scritte in osco e viceversa, per esempio. La seconda domanda invece è qual è il suo lettore ideale, nel senso che mi immagino che quando ha scritto quest'opera ovviamente si rivolge a qualcuno, se è piuttosto lo studente universitario oppure lo studente delle superiori oppure la persona che è arrivata appunto a un certo alla fine della sua carriera a tempo libero per leggere la sua opera. Questo forse dovevo capirlo dalla sua spiegazione, ma ho in mente una tipologia di lettore che è quella del lettore comunque esperto, appassionato, che ha voglia di sapere di più. Non so. Forse alla prima domanda loro sono molto più bravi di me. Non è vero. Allora, io rispondo per mio conto, ma ripeto, loro potrebbero, e poi lo posso, anzi mi fa piacere se lo fanno. È molto complicato. Allora, ci sono dei casi in cui, diciamo così, la presenza di un oggetto con un'epigrafe, insomma, incontrovertibilmente, perché si trova in un contesto, diciamo, abbastanza sicuro, è riconducibile ad una cultura e quindi, diciamo, ad un popolo. Immaginiamo un Milartia, io sono di Lartia, in un vaso, insomma, etrusco, e mi fa supporre che lì siamo di fronte a una... Però anche qui bisogna sempre stare attenti, no? Perché ci sono delle situazioni di confine. Per esempio, io in Campania ho avuto la possibilità di capire molte più cose, insomma, di come il contesto sia molto più fluido. Ci sono dei corredi in cui, voglio dire, ci sono dei vasi, dei buccheri etruschi, no? E poi però sono insieme anche a ceramiche locali. Poi, voglio dire, magari non c'è scritto niente lì, oppure siamo dentro delle tombe in cui ci sono delle sepolture plurime, i cui, come dire, elementi maschili magari sono di una certa popolazione, ma sappiamo dai corredi delle donne che queste venivano da un altro luogo. È il caso di tante tombe etrusche, per esempio, che hanno avulci, insomma, hanno dei bronzetti nuragici. Allora lì si fanno dei matrimoni, fra virgolette, di interesse. E come parlavano in famiglia, e come avranno parlato, come avranno parlato i nostri italiani quando sono andati, per capirci, nel Nuovo Mondo, nell'Ottocento, e parlavano un po' con la vecchia lingua, un po' con la lingua. Quindi, come dire, è molto complicato, anche se naturalmente ci sono delle situazioni abbastanza inequivocabili, per cui quando ci sono iscrizioni di appartenenza in una lingua, si presume, ma ripeto, io sono sempre molto, che la cultura prevalente e la lingua sia quella. Poi anche sul tema della cultura e della lingua è complicatissimo, perché ci sono, diciamo, oramai è chiaro che le città antiche non sono, diciamo, ma anche quelle prima di Roma, pensiamo a Capua, non è che sono abitate solo da un etnos etrusco, c'è un etnos campano, ci sono templi, diciamo, per quella comunità e per quell'altra. E quindi come si parla? Dipende chi sei, dipende come ti vesti, dipende quello che compri e cosa porti nella tomba, perché magari, come dire, tu vuoi, come dire, sembrare un tipo all'etrusca, ma non sei etrusco, insomma, ecco, questo non lo sapremo quasi mai. Rispetto invece alla seconda domanda, però poi mi fa piacere se intervengono anche i colleghi, il lettore a cui penso è quello che, come dire, ama i musei,
ovviamente ama anche rimettersi in discussione, cioè è colui che dice: ma che cosa avrà pensato l'altro dell'azione di Roma? Ecco, questa è la novità, cioè entrare nei panni degli altri. Indimostrabile? Forse sì, però diciamo bisogna farla questa cosa, perché se no noi abbiamo la storia sempre da un certo punto di vista, e questo non è più diciamo possibile oggi, visto che lo vediamo alla televisione, qualsiasi cosa succeda, almeno 50 punti di vista diversi. L'ultimo consiglio è quello di non visitare solo musei e parchi archeologici se si vogliono ritrovare gli italici, ma per esempio ricordarsi che l'Italia antica era divisa tra l'Italia delle città e l'Italia degli Oppida, dei Pagi, quindi come dire, insomma, di abitati d'altura, dei tratturi. Ecco, se io voglio entrare nello spirito dei Sanniti, delle popolazioni che facevano, diciamo, ecco, io dovrei percorrere un tratturo, dovrei farlo proprio come dire, insomma, d'estate, in silenzio, ascoltando per esempio il cinguettio di quegli uccelli che poi diventano anche animali totemici, il picchio per esempio, no? Che è animale totemico dei, diciamo così, dei piceni, il cigno, l'animale totemico dei liguri, e così via. Questa esperienza immersiva è fondamentale. Oggi addirittura si parla, pensate, di parchi del suono, no? Cioè noi abbiamo perso completamente, diciamo così, l'archeologia del suono. Cioè noi andiamo a vedere magari un monumento, pensate ai Fori Imperiali, no? E in mezzo c'è il traffico. Noi ci perdiamo una quantità di informazioni incredibili, perché il mondo antico è più legato alla natura, è più legato ai cicli delle stagioni, all'avvicendamento delle stesse o degli animali. Ecco, io penso a un visitatore di questo tipo, che ha anche il coraggio qualche volta di porsi, guardando, come dire, magari guidando con attenzione, ma guardando i cartelli, dire: cosa significa sto nome? Perché si chiama Oppido Lucano? Perché si chiama Cava dei Tirreni? E magari i Tirreni sono il nome con cui i greci chiamavano gli Etruschi, e così via. Ecco, porsi più domande e non dare come scontato quello che ti raccontano i musei e i libri di storia, perché altrimenti non si fa il salto di qualità. Cioè io vi esorto a non credere a quello che noi vi diciamo, questa è una provocazione. No, volentieri mi aggancio alla richiesta di Paolo per aggiungere qualche cosa. Intanto ti volevo dire questo, che tu dovresti essere, oggi si direbbe, bannata da qualunque conferenza. Mi hai fatto una domanda difficilissima, difficilissima, perché hai sovrapposto due aspetti che sono da soli un mondo di complicazione enorme, che è la cultura materiale e gli aspetti linguistici e, meglio ancora, epigrafici. Una cosa complicatissima. Quindi non ti si può rispondere, però ci proviamo almeno a darti qualche suggestione. No, come diceva prima Paolo, effettivamente la sovrapposizione di elementi culturali così articolati e complessi difficilmente ti restituisce in modo incontrovertibile un'informazione su cui tu puoi, come dire, costruire una certezza granitica in termini culturali. Un oggetto, come dire, di produzione etrusca, prendiamo uno dei tanti buccheri che in questa collezione della Fondazione Rovatti sono così abbondanti e meravigliosi, che appunto possa avere una iscrizione in lingua etrusca, ma saremo sicuri che sarà stato poi graffito da un etrusco o da un parlante di un'altra civiltà che invece voleva riprodurre per sé una, come dire, una lingua che gli interessava in qualche modo, di cui gli interessava in qualche modo appropriarsi per una questione di, come dire, di imprestito culturale o di interesse. Paolo prima parlava di Capua. Capua, da questo punto di vista, è un esempio, a mio avviso, estremamente affascinante di come queste sovrapposizioni di natura etnico e culturale, e poi, come dire, gli esiti, se vogliamo anche venire, di natura linguistica, sono più complicati
che in moltissimi altri posti. Capua, per esempio, è acclaratamente una, come posso dire, una località dove intorno al IX secolo, senza ombra di dubbio, tu incontri una cultura materiale che è indubbiamente una cultura, quella che si chiama villanoviana, cioè degli albori della civiltà etrusca. È indubbiamente una città etrusca di grande rilevanza, e anzi una città con una, come dire, con un'estensione molto molto particolare per quella quota cronologica, con dei corredi meravigliosi, con queste tombe a tumulo che evidenziano una realtà che oggi diremmo principesca, cioè di grandissima levatura sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista della disponibilità delle ricchezze. Eppure, cosa succede? Succede che Capua non nasce nel nulla, nasce in un luogo dove comunque ci sono altre civiltà, che poi, di cui poi parla, civiltà campane come gli Osci, gli Ausoni. E quando uno scrittore greco si perita di dire adesso vi racconto cosa è successo io lì, no? Lì ci dice, guarda, lì prima c'erano gli Ausoni, poi ci sono stati gli Opici, poi ci sono stati i Greci, poi sono arrivati i Tirreni, che appunto sono gli Etruschi, e poi sono venuti i Lucani. Solo che poi, se tu guardi dal punto di vista culturale, no, gli Etruschi stavano lì da prima dei Greci. Questo è incontrovertibile, perché nel IX secolo i vasi biconici sono proprio i vasi etruschi. I Greci, per presto che arrivano a Cuma alla fine dell'VIII secolo, quindi almeno un cent'anni dopo. E allora come facciamo? Evidentemente questo scrittore greco che ci mette in fila questo elenco in realtà percepisce questa realtà, come dire, culturale che sopravviene in Campania e quindi di cui lui legge una diversità rispetto agli Ausoni, ma noi Ausoni e Opici in realtà sappiamo essere sostanzialmente due manifestazioni di uno stesso contesto culturale, che sono i primissimi popoli campani, no? Ma probabilmente proprio in questa sequenza dove vengono distinti Ausoni da Opici noi troviamo la riconoscibilità di un cambio culturale che però invece è etrusco. Ma il greco, che è abituato a vedere l'etrusco secondo la sua lettura culturale, cioè quella della Grecia arcaica, di quando viene poi messa in fila questa sequenza di civiltà, e gli Etruschi li riconosce a quella quota cronologica lì e quindi dice che sono venuti dopo i Greci. E questo per la Campania, come dire, e per un posto come Capua, quindi ti racconta come la cultura materiale, la sua declinazione onomastica, linguistica e la sua riconoscibilità interculturale è un fattore di complessità abnorme. Quindi non fare mai più una domanda di questo genere, altrimenti non ti facciamo più entrare. Questo deve essere chiaro. Prego, stia attento. Ho preso anche una nota della raccomandazione. Buonasera. Allora, io sono ligure e mi affascina particolarmente il tema della identità culturale e mi ricollego ai dialetti che tuttora in Italia sono molto diffusi, anche se purtroppo, parlando dei giovani, si stanno perdendo perché i giovani non parlano più dialetto. Sono passati più di 2000 anni, le contaminazioni sono state tantissime, a partire dai latini che hanno azzerato addirittura la lingua etrusca, in qualche modo l'hanno eliminata dalle lingue parlate, però c'è comunque un substrato di riconoscimento culturale dei popoli antichi e dei dialetti attuali, pur con queste declinazioni, diciamo, di contaminazione? Grazie. Allora, dunque, anche questa è una domanda molto complessa, però provo a rispondere rapidamente, diciamo così. Le lingue come il ligure, per esempio, sono attestate prevalentemente per via toponomastica. Quindi, diciamo così, voi sapete meglio di me che ci sono dei toponimi estremamente conservativi e sono soprattutto quelli che si riferiscono ai fiumi
e poi a volte anche alle catene montuose, all'orografia. Questo soprattutto in quei luoghi in cui non c'è stato magari un forte sconvolgimento del paesaggio agrario, per esempio in Toscana, dove ci sono state le bonifiche settecentesche, la toponomastica precedente si è persa tutta perché ci sono nomi nuovi. Ecco, si è osservato effettivamente tutta una serie di radici che vanno dalla Liguria alla Toscana settentrionale, diciamo così, quindi la Lunigiana, fino però arrivare quasi alla Costa Azzurra, che fanno riferimento, diciamo così, a radici linguistiche che non sono, tra virgolette, compatibili con il latino, con le lingue indoeuropee. Però non abbiamo, del comparto ligure purtroppo, non abbiamo se non, diciamo così, la straordinaria, diciamo così, statuaria, peraltro della Lunigiana, le statue stele, e poi tutta una serie, diciamo così, di oggetti di cultura materiale, anche a partire da straordinari elmi, per esempio, che però poco ci dicono sulla lingua. I dialetti attuali sono prevalentemente, diciamo quasi sostanzialmente in tutta Italia, dei derivati, diciamo così, del latino. E questo è il punto. Ed è anche questo il punto per cui noi ci siamo giocati completamente anche l'etrusco e così via. Cioè, sostanzialmente, quando con Augusto si fanno le regiones d'Italia, già lì si dà la prima grande colpo d'ascia, perché come dire, alcune regioni addirittura perdono il nome. Pensate che tutto il sud Italia, diciamo così, non c'è più un riferimento ai greci, per esempio, non c'è più un riferimento ai celti a nord. E l'instaurarsi graduale del latino fa sì che poi dal latino si arrivi, diciamo, al volgare italiano, ma quello è un esito, diciamo così, del latino. Quindi gli attuali dialetti, in ultima analisi, non recano all'interno parole, diciamo, delle precedenti lingue, se non quante ne ha il latino, perché il latino stesso ha alcune parole che fanno riferimento, diciamo così, a lingue precedenti. Faccio un paio di esempi. Per esempio la parola latina persona, va bene, che significa appunto maschera o personalità, ma più maschera, deriva dall'etrusco ferzu, per esempio. Ma insomma sono un centinaio di parole, non aggiunge molto. Per esempio il Veneto stesso, che i Veneti considerano lingua, non dialetto, non hanno ancora radici. Ma la lingua veneta antica, cioè quella che è testimoniata, diciamo, per via diciamo epigrafica, lì ci sono alcune testimonianze, è comunque sostanzialmente una lingua indoeuropea, quindi tutto sommato affine al latino, diciamo così. Però è come se Roma avesse messo un tappo a un certo punto. Roma resetta tutto, tutti parlano quella lingua, magari noi avremmo potuto, come dire, sentire lo slang, come si dice adesso per l'americano, che è diverso dall'inglese, quindi, come dire, uno di Crotone in età imperiale romana forse ancora pronunciava qualcosa alla greca, diciamo così, con una cadenza diversa, ma da quel ceppo unico latino poi sono nati, diciamo, i tanti dialetti. E poi guardate che anche la lingua italiana, il fiorentino, a un certo punto è un'imposizione, lo sapete bene, perché poi, voglio dire, nel 1200, quando c'è il dolce stil nuovo fiorentino, non è che in Sicilia alla corte dei Normanni non si componessero. Però a un certo punto prevale, ma tutti i dialetti rimandano, come dire, ad una lingua precedente, che è quella imposta, diciamo così, dalle legioni di Roma. Questo è un po' il punto, insomma. Addirittura, come dicevo prima, il sardo in modo particolare, che il sardo è veramente una lingua, come dire, è una lingua, salimba, per i sardi è salimba, non ce n'è un'altra, non c'è l'italiano, come non c'è lo Stato italiano, appunto, e c'è salimba, e salimba è davvero un neolatino estremamente, estremamente arcaizzante.
quindi con delle conservazioni linguistiche, come vi dicevo prima, sono estremamente, come posso dire, risalenti, conservano delle forme molto particolari e paradossalmente appunto viene riconosciuto come un elemento identitario da quei sardi che si riconoscono nei sardi pellitti, quelli che ci dicevano di essersi nascosti appunto anche loro, così come i Liguri alle legioni romane prima di essere conquistati, invece hanno una lingua che è la lingua più latina che esiste. Però è vero che ci sono proprio nella linguistica, nell'onomastica, nella toponomastica, in particolare tracce di questi residui, di queste vecchie civiltà. Prima Paolo raccontava appunto del mondo ligure, dove lui ha propriamente estratto tutti questi che finiscono con questa desinenza caratteristica di un mondo che è a cavallo tra, come dire, le Alpi marittime di qua e di là, delle Alpi marittime tra l'Italia e la Francia, con queste terminazioni nasc, dove noi troviamo tantissimi toponimi, Cherasco, Carasco, Bogliasco, tutta questa, come dire, questo residuato linguistico fa parte probabilmente di un orizzonte pre-latino. Così come, per tornare in Sardegna, la città di Cagliari, che peraltro i cagliaritani chiamano Casteddu, e quindi, diciamo, utilizzando invece un imprestito neolatino, il nome di Caralis è in realtà già presente nelle epigrafi fenice, come diciamo nel trittico KRL, perché la lingua fenicia non ha le vocali, ma viene già attestato, e quindi è sicuramente un altro di questi relitti prelatini che noi troviamo nelle civiltà a cui andiamo incontro anche oggi. No, questa era più facile, dai. Questa era più facile. Meno male. Un'altra facile, eh? Un'altra facile che è tardi. Allora, no, un ringraziamento, un'affermazione, una domanda facilissima. Il ringraziamento a Paolo Giulierini, da Napoletana, per questi 8 anni fantastici in cui ha fatto veramente un eccellente lavoro. Lo dico con campanilismo, ma non solo, perché l'eccellente lavoro non è solo dare una nuova identità al museo e spolverarlo, e soprattutto creare relazioni con altre istituzioni, non solo altre istituzioni cittadine, già una cosa difficilissima, ma italiane e mondiali. Quindi grazie di questo. L'affermazione da napoletana. E poi l'affermazione, visto che ci sta il Ligure, ci sono i toscani, anche io devo fare una cosa di orgoglio napoletano, perché secondo me questa lettura che Paolo Giulierini dà, che mi piace tra l'altro moltissimo, e poi dopo vado alla domanda, di questa fluidità deriva forse anche un poco da come siamo noi campani, cioè che siamo il frutto di tante tracce diverse, di tante culture diverse, e quindi stare lì, in quel luogo dove si parla un dialetto insieme all'italiano, mi sembra che possa essere, questo è orgoglio napoletano, che possa essere stato, diciamo, fecondo anche in questo libro. E invece la domanda è una domanda più culturale, perché io non sono una storica, non sono un'archeologa, anzi sono un'appassionata di arte contemporanea, quindi anche grazie di aver aperto il museo, riaperto il museo all'arte contemporanea, ma la mia domanda è, dal punto di vista culturale, Minoia ha usato secondo me una parola fondamentale, cioè il meticciato. Quindi noi siamo in una cultura che afferma fortemente il meticciato come un valore, no? È anche, diciamo, in questo momento storico è anche un po' pericoloso dal punto di vista politico affermare questa cosa. Però c'è una contraddizione tra il meticciato, tra virgolette, e il bisogno di anche di un'identità culturale, no? Quindi penso per esempio all'Europa, sempre per fare un ragionamento culturale, penso all'Europa, quindi l'Europa che ha in sé varie nazioni, ma che quindi varie meticciature, passatemi il termine, ma che non si riesce a trovare l'unità. Allora, nel guardare un museo che appunto serve a dare un'identità, quale identità darci nel futuro? Questo è pesantissimo. Grazie.
Guardi, questa è intanto grazie delle sue parole. Mi fa piacere però se rispondono anche perché non possono esimersi da questa, perché questa è la domanda delle domande, cioè a cosa servono i musei alla fine? Perché sì, ma che genere di identità? È questo il problema, che genere di identità? Io credo che l'identità nuova, diciamo, di chi frequenta i musei, diciamo così, che le persone che entrano nei musei oggi non debbano più andare a cercare delle risposte, ma soprattutto delle domande. Cioè i musei e l'osservazione, gli oggetti devono essere considerati come degli straordinari portali, ma non solo rispetto al tempo e allo spazio, ma soprattutto rispetto alle domande che ci possono far porre, cioè devono essere occasione di riflessione. La nuova identità del visitatore, diciamo così, sarà quella di uscire dal museo con un mare di dubbi più che di certezze, ma i dubbi non sono tanto di natura cronologica o tipologica, è capire, diciamo così, se quello che noi abbiamo visto è un mondo, diciamo così, pieno di problemi, di contraddizioni. Il mondo antico, diciamo così, normalmente è edulcorato perché tra noi e loro passano almeno 2-3 mila anni. Allora un oggetto di vita quotidiana diventa quasi un oggetto sacro perché sono passati tutti questi anni, ma in realtà magari era un semplice utensile. Tante cose, tanti incontri di persone, dobbiamo dirlo, nel mondo antico sono anche scontri, c'è anche sangue, c'è anche distruzione. E attenzione, non vi fate abbindolare dall'idea del paradiso perduto, perché paradiso non era. E non ci sono nemmeno buoni né cattivi, perché non è che Roma è il cattivo e prima fra di loro gli italici non se le davano, si massacravano, capito? Allora, ecco, io credo che un ottimo punto di vista di musei del futuro sia fare entrare alcuni elementi anche dell'antropologia attuale, del meglio dell'antropologia, per far capire come l'uomo, diciamo così, ha certi comportamenti che, ahimè, pur nel cambiare delle mode, si ripresentano, diciamo, di continuo. Se noi sappiamo cogliere questi aspetti, quindi la complessità e la drammaticità anche del mondo antico, perché è ovvio che se io, vi presento solo statue e filosofi, voi avete una percezione completamente falsa del mondo antico. Io vi dovrei parlare della schiavitù, vi dovrei parlare del ruolo della donna, di tutto quello che di male c'era, ecco. Allora forse noi potremmo capire come, voglio dire, dietro al mosaico di Alessandro che combatte e vince contro i porziani, ci sono anche famiglie distrutte, popoli devastati, terreni completamente cancellati, di cui l'arte però, non mi fa capire nulla, perché quella è un'arte di corte, è un'arte che deve celebrare il vincitore. Ecco, io spero che la nuova identità, per capirci, che viene fuori dalla visione dei nuovi musei, sia un'identità problematica. Cioè non che chiunque abbia delle certezze le veda gradualmente sgretolarsi, non per non comprendere le cose, ma per avere un approccio molto più complesso. Insomma, se noi oggi, e chiudo, non parlo più, dovessimo dare una risposta a quello come musei, e io vi ripeto, siccome vi ho detto che i musei sono il regno, diciamo così, della politica, lo sono stati, io dico sempre che i musei non devono essere politicamente corretti, devono prendere una posizione. Come potremmo prendere una posizione, per esempio, rispetto a quello che succede oggi tra Israele e palestinesi? Non prendendo una posizione politica. Io mi immaginerei una bellissima mostra in cui si parla dei cananei, che c'erano prima di tutti, poi arrivano i filistei, i Peleset,
poi arrivano, voglio dire, gli ebrei, le tribù di Giuda, poi arrivano i babilonesi con Nabucodonosor, poi arriva Alessandro Magno, poi arrivano i romani, poi arrivano gli arabi, poi. Io narro solo questo, poi ognuno si fa la sua idea, ma santi Dio, conosciamola la storia almeno, questo voglio dire. Ma a me verrebbe da dire questo, che a fronte di tutta questa enorme conflittualità che la storia ci tramanda e ci narra, sarebbe estremamente bello, interessante, giusto che dalla nostra conoscenza di questa, di questa portati storici di cui i musei ci parlano, la nostra identità ne uscisse in qualche modo meno conflittuale. Ma per un motivo molto semplice che si lega a quello che diceva adesso Paolo, io credo che l'assunzione di consapevolezza della complessità che ciascuno di noi si porta dietro, cioè appunto di quanto meticcia è l'identità di ciascuno di noi, sia lo strumento in assoluto più potente per ridurre quella enorme, come dire, difficoltà esistenziale che la contraddizione, la contrapposizione ci crea. Perché alla fine che cos'è, come dire, l'ostilità verso l'altro? Che cos'è il non riconoscimento dell'identità altrui? È una enorme difficoltà a vivere il tema della contraddizione, vivere l'alterità rispetto a se stessi. Ma quando noi capiamo che l'alterità noi ce la portiamo dentro, come dire, come singoli individui, perché ciascuno di noi appunto ha questo tipo di costruito così complesso e così articolato, e quando il signore di Padova, convinto della propria appartenenza alla Lega Veneta, dovrà fare i conti e saprà fare i conti col fatto che il proprio Trisavolo alla fine viene da quella Turchia che gli sembra una cosa così assurda. O anche molto più semplicemente, quando ciascuno di noi poi prova a guardare da dove viene e appunto prova a leggere le stratificazioni che ci sono all'interno della propria famiglia, del proprio nome e cognome, della propria identità. Ancora, tanto per appunto riferirmi a delle esperienze professionali che per me sono state di grande come dire, ricchezza. Quando appunto un popolo così fortemente fiero come il popolo sardo riesce a fare pace col fatto che, sì, è vero, c'è questo enorme, come dire, lascito della civiltà nuragica, ma dopo i nuragici ci sono stati fenici, punici, sono arrivati i greci, sono arrivati i romani, sono arrivati gli spagnoli, i pisani, la qualunque, i piemontesi. E oggi tutto quello è lì dentro, indiscutibilmente lì dentro, e un pezzo di sardi c'hanno cognomi liguri, e un pezzo di carlofortini c'hanno dei cognomi nordafricani, cioè. Allora, se noi riusciamo a fare pace con ciò che è all'interno di noi così complesso, io credo che l'alterità di un altro, un nemico, non lo troviamo più. Ecco, questo penso. Un bellissimo libro, se posso dire, di Anna Zia. Grazie. Posso chiudere con una battuta? pare, dagli ultimi studi antropologici, diciamo, però dei paleoantropologi, che circa fra l'1 e il 2% del nostro DNA sia, diciamo così, fortemente imparentato anche con i Neanderthal. Quindi, come dire, la dobbiamo far finita, perché non siamo più neanche sapiens, ok? Certo. Mia moglie l'ha sempre sospettato. E ci vedeva giusto.